raccontare una storia che ha a che vedere con il Natale. Quando arriva il Natale, di solito siamo concentrati sul presente, no? Abbiamo tanto da fare, dobbiamo fare i regali, le spese, e poi pensiamo alla famiglia e pensiamo a quello che faremo, no? Nel corso dei giorni di festa. Ecco, ci sono delle famiglie per le quali il Natale significa qualcosa di diverso. La mamma che vi presento oggi è una mamma che con il Natale ha dovuto fare i conti, perché proprio a Natale, sotto Natale, ha avuto una brutta sorpresa, ha scoperto di una cosa dolorosa, faticosa, e a quel punto ha cominciato a sperare che il Natale successivo arrivasse prestissimo e che quel Natale finisse prestissimo. Sono contenta di avere in studio Francesca Leo. Grazie Francesca per essere qui. Ben arrivata. Allora, Francesca è la mamma di due bambine. Sì. Viola, che ha 7 anni, e Anna, che ne ha 5. 5, appena compiuti. E succede che quando Anna ha appena compiuto un anno, lei si accorge che c'è qualcosa che non va. Sì. Cosa? Lei aveva iniziato a gattonare, a stare seduta normalmente. A un anno, come tutti i bambini, si è alzata in piedi per porre camminare, ma camminava in un modo strano. E questo modo di camminare non ci convinceva. E abbiamo iniziato quindi un iter di diagnosi l'estate successiva, perché lei, essendo appunto nata sotto Natale, quindi aveva succede compiuto... che il 22 dicembre voi avete la diagnosi. Esatto, il 22 dicembre noi abbiamo la diagnosi. E il professore che ci ha dato, il professor Bertini, che ci ha dato la diagnosi, ci ha dato alcuni obiettivi: tenerla in piedi, perché il suo modo di camminare così difficoltoso derivava da una malattia genetica. Vi hanno detto il nome della malattia? L'asma. Spieghiamolo a casa, che vuol dire? Cosa significava per Anna avere l'asma? Allora, per Anna avere l'asma significa avere una affaticabilità molto importante e avere un'atrofia muscolare, quindi dei muscoli molto deboli, e tutti i muscoli del corpo. Quindi dalle gambe alle braccia al diaframma, per esempio, anche per problemi respiratori. E questa difficoltà naturalmente si è vista in maniera importante nel momento in cui si è alzata, ma anche legata purtroppo a un'evoluzione della malattia, che noi genitori vediamo che come una degenerazione. Nel tempo peggiorava. Esatto. Intanto le chiedo da mamma che cosa vuol dire. Immagino che voi non sapeste neanche il significato della SMA, uno dice noi, sì, che cos'è? Supermercato. E quando avete capito? Quando... Che succede? Uno... Quando abbiamo... Il 22 di dicembre, nel frattempo ho preparato l'albero e ho due figli, una di 3 anni, una di 1 anno. Quando abbiamo avuto poca scelta, quando ci hanno dato la diagnosi, avevamo 2 giorni per elaborarla, perché poi il 24 sera sarebbe arrivato Babbo Natale, quindi dovevamo assolutamente, tutta la famiglia, non solo noi, tutta la famiglia doveva essere pronta, e abbiamo lavorato su questo, ci siamo concentrati sul primo obiettivo, abbiamo lavorato per passi, il primo obiettivo era Natale. Penso a Babbo Natale, ecco, e capisco che tipo di passaggio deve essere stato. Dopodiché vi hanno detto dobbiamo avere accesso ad una terapia, ma al momento non si può. Esatto. Noi non ci hanno dato dei termini, perché le terapie in quel momento non erano ancora disponibili. E poi Anna, appunto, essendo un asma 3, anche le sperimentazioni sul livello 3 della malattia. Sì. E l'insorgenza della malattia determina anche il livello della malattia. Lei ha uno SMA di tipo 3 perché l'insorgenza è avvenuta proprio quando ha iniziato a camminare. Però poi purtroppo al suo livello di malattia c'è il rischio, no c'è il rischio, c'era la certezza, c'era, posso usare il passato, che avesse perso la capacità di deambulare. Quindi l'altro obiettivo che ci hanno dato è stato tenetela in piedi. Ma che vuol dire tenetela in piedi? Come si fa? Fisioterapia, nuoto... costanza, caparbietà a non farla sedere su una sedia a rotelle. Che stiamo parlando di una bambina di 1 anno. Sì. Quando voi dicono tenetela in piedi, no? Sì. Cioè una bambina che ancora non cammina, che deve imparare a camminare. Sì. E che però è stanca, che sì, però probabilmente ha dei dolori, non cade, ce la fa. Cade.
cade spesso. Non vi E noi. hanno detto quanto tempo avreste dovuto No. aspettare per poter avere una terapia? E No. voi, cioè, che facevate? Come era diventato il tempo? Il tempo era Un nemico assoluto? una concentrazione assoluta, appunto, a cercare di farle fare tutto quello che fosse possibile perché questi muscoli lavorassero lo stesso, perché in questa malattia il muscolo non è ammalato, è un problema di motoneuroni. Quindi il muscolo può e deve lavorare il più possibile. Quindi invece di farla Cioè bisogna girare. tenere in allenamento il muscolo perché altrimenti si atrofizza, perché in realtà non è il muscolo ad avere il problema, Esatto. ma è l'informazione che non arriva al muscolo, è Esattamente, corretto? sì. E quindi invece che il passeggino, il triciclo, per farle fare comunque un movimento passivo. E il nuoto, anche se comunque per lei era una grossa fatica, una grossa difficoltà. A un Allora, certo punto arriva la terapia. esatto. La terapia è arrivata subito dopo il Natale successivo. Beh, per voi il Natale, devo Esatto. dire, è sempre una data impegnativa, mettiamola Sì, così. è arrivata la terapia e Anna ha avuto accesso e finalmente abbiamo iniziato a vedere dopo un periodo in cui ci è sembrata una discesa libera, perché comunque Perché Anna voi perdeva, reiterate il peggioramento. esatto, perdeva le sue competenze e doveva sempre trovare strategie nuove per fare movimenti che invece magari prima sapeva fare. E invece finalmente l'emozione grandissima della prima volta che è riuscita ad assumere la terapia e poi dopo la E poi gara di avete fondo. visto che cambiava? Sì, Cioè, mi lei. faccio un esempio, cosa non riusciva a fare prima della terapia e cosa ha fatto dopo? Allora, ad esempio, ecco, questo è un traguardo di un mese fa, sta nuotando senza braccioli. Perché riesce a tenere il collo su e a tenere l'acqua, la testa fuori dall'acqua. Meraviglia. Esatto. Senta, questa terapia fino a qualche anno fa semplicemente non esisteva. Ci pensate mai? Cioè, significava avere la notizia di un figlio malato di SMA, significava sapere che era una partita persa. Noi abbiamo conosciuto subito persone che appunto avevano avuto già questa esperienza con diagnosi 20 anni fa, perché siamo comunque entrati subito nell'associazione per trovare un Certo, qualunque conforto confronto. nell'associazione delle famiglie SMA e abbiamo appunto conosciuto persone che avevano avuto diagnosi 24 anni fa, che avevano avuto un approccio alla malattia completamente diversa. Noi quando adesso incontriamo altri genitori a cui viene dato oggi magari la diagnosi su figli di 18 mesi, di un anno, diciamo sempre ricordatevi che ci sono persone che hanno avuto la stessa vostra diagnosi, ma nessuna speranza. Noi ci danno la diagnosi e la speranza, che è una cosa impagabile. Senta, abbiamo parlato tanto di Anna, vorrei che lei mi dicesse Viola come sta. Ha solo 2 anni più di Anna. Com'è nei confronti di Anna? Viola è molto protettiva naturalmente e dobbiamo lavorare su questo perché non può essere proprio vista la poca differenza d'età così irresponsabile nei suoi confronti. Però Cioè, di cosa ha paura Viola? Viola ha paura che gli altri non riescano a capire la fragilità della sorella e quindi magari non stiano attenti in una festa a non farla cadere. E quindi si preoccupa anche a scuola, adesso andrà a scuola Sì, Anna. È quest'anno farà la prima elementare, la sorella è preoccupatissima. terrorizzata che le facciano del male. E Anna che cosa sogna? Dica Anna, il sogno. il sogno è fare la ballerina. Che meraviglia. Meraviglia delle meraviglie. E magari, chissà. Esatto. Mai dire mai, noi lo faremo a nostro modo, abbiamo trovato le strategie per fare tante cose e faremo Si anche farà anche questa. quello. Certo. Allora, la storia di Francesca e di tante mamme, tante famiglie, è una storia che a parte toccarci il cuore, ci fa sentire anche in dovere, diciamo, di impegnarci. C'è un onlus che si chiama Famiglie SMA e per Natale, se volete dare una mano alla ricerca, un modo c'è, ve lo faccio vedere. Quando penso a Natale, la prima cosa che mi viene in mente è la famiglia. Il nostro primo Natale è stato un momento speciale. No, cosa c'è?
La ricerca ci ha fatto un regalo meraviglioso. Un futuro fatto di nuove conquiste. Perché per noi il Natale più importante è sempre il prossimo. Allora, grazie di cuore a Francesca per essere stata con noi. Porti un bacio ad Anna e a Viola. Grazie. Questo por de bras è per Anna. Io sono stata una ballerina in un'altra vita. In un'altra vita. Grazie. Grazie davvero. Noi ci vediamo tra pochissimo.